Ciao, sono Luca e in questo video vedremo quante serie, ripetizioni ed esercizi eseguire per quanto riguarda la tua scheda per aumentare la massa muscolare in palestra e a casa, quindi obiettivo ipertrofia muscolare che è un obiettivo diverso rispetto alla forza muscolare e tra l'altro puoi anche evitare a parte di fare un ciclo di forza muscolare per arrivare alla massa, perché fare un ciclo di forza muscolare vorrebbe dire in molti casi avere dei workout non particolarmente piacevoli, divertenti, sostenibili, magari dopo 8 ore al giorno di ufficio o studio, quindi in generale puoi evitarlo, semplicemente aumentare la forza indirettamente aumentando per appunto i carichi del 5% ogni due settimane, poi l'aumento non sarà mai così lineare e uguale in tutti i muscoli, però ovviamente è un riferimento, dopodiché nel corso del tempo progredisci in maniera ovviamente graduale e proporzionata. Semplificando, poi come sempre il tutto deve essere personalizzato in base alle tue caratteristiche personali, in base al tuo obiettivo, in base a mille variabili. Per quanto riguarda i numeri di base, puoi per appunto puntare a fare dalle 3 alle 5 serie e dalle 8 alle 12 ripetizioni. Se parti da 0 inizierai con un 3x12, quindi 3 serie da 12 ripetizioni un po' ovunque, poi nel corso del tempo aumenterai gradualmente arrivando a fare per appunto un 4x12 e infine un 5x8. I pesi, come abbiamo visto, li aumenterai indicativamente del 5% ogni due settimane, sempre in un contesto in cui comunque l'ascolto di te viene al primo posto, con focus sul pompaggio muscolare come feedback istantaneo per sentire e sapere se quello che stai facendo è efficace mentre ti alleni. Per quanto riguarda le pause, puoi puntare a pause comunque brevi e attive, non oltre i 30-45 secondi, pause nelle quali allunghi e contrai i muscoli per sentire come stanno lavorando, ancora una volta per massimizzare di base la connessione mente-muscolo, la consapevolezza muscolare, l'intensità, il pompaggio. Quindi utilizzi ogni istante del tuo workout per migliorare l'ascolto di te e migliorare lo stimolo fornito al muscolo. Mentre ti alleni, valorizzi entrambe le fasi, la fase concentrica di contrazione nella quale espiri migliorando ancora una volta lo stimolo fornito al muscolo, e valorizzi anche la fase eccentrica, che è per l'appunto quella più tra l'altro più efficace paradossalmente nel fornire al muscolo lo stimolo. In questa fase andrai a valorizzare anche il tempo sotto tensione, con questa fase che per l'appunto durerà il doppio rispetto alla fase concentrica. Poi nel corso del tempo puoi anche testare alcune tecniche come le super serie e il drop set per aumentare per l'appunto l'intensità, la densità, di fatto azzerando le pause, quindi migliorando anche il tempo sotto tensione, non solo. E potrai anche testare il piramidale, cioè l'aumento del carico di ogni serie successiva con delle pause attive fra una serie e l'altra, e come sempre poi nel corso del tempo testando il tutto manterrai per ogni muscolo ciò che funziona al meglio. Quindi abbiamo visto serie, ripetizioni, pause, quanto peso utilizzare, un peso che indicativamente rappresenti il 75% del massimale. Per calcolare il massimale indirettamente comunque non è obbligatorio, puoi semplicemente trovare un peso in ogni esercizio che ti permette di eseguire 10 ripetizioni, quel peso in quell'esercizio rappresenta per l'appunto il 75% del massimale. Dopodiché ancora una volta ti ascolti e lasci un po' da parte l'aspetto numerico. Mi raccomando, non andare mai oltre i 60 minuti come durata massima della sessione. E per quanto riguarda il numero di esercizi, puoi iniziare ancora una volta semplificando con 3 esercizi per petto, schiena e gambe e 2 per braccia e spalle. Poi arriverai a farne 4 per petto, schiena e gambe e 3 per braccia e spalle. Poi per quanto riguarda la divisione dei muscoli, eviterai il total body, che è molto limitante per quanto riguarda intensità, frequenza e volume, e anche l'estremo opposto, le bro split, ancora una volta limitanti per quanto riguarda la valorizzazione di queste variabili, cioè intensità, frequenza e volume. E punterai invece a dividere i muscoli, che sia divisione push pull legs piuttosto che metodo butterfly. Quindi queste è un po' le variabili di base per quanto riguarda una scheda efficace per aumentare la massa muscolare in palestra e a casa, e anche a casa con panca, manubri ed elastico puoi tranquillamente fare tutto, evitando a parte di iniziare con una panca o reggi bilanciere, che ovviamente dopo ti impedirebbe di fare molti movimenti per la parte alta, e evitando anche di iniziare con una panca per addominale, che ti impedirebbe di fare molti movimenti ancora una volta per la parte alta e non solo. Ti rimando agli altri miei video, paradigma autoconsapevolezza, e come sempre, se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il mio servizio di personal trainer online. Ciao.